Partiamo con il trailer nuovo della zona di Natlan. La zona che ci fa vedere è subito quella dell'arena dove brucia la fiamma perenne, da quello che abbiamo capito. E qua sembra un po' scontro molto Pokémon. Però dobbiamo vederla meglio. Comunque mi è sembrato che la qualità anche degli ambienti fosse un pelo più alta. Ecco, qua ci sono un po' di cose importanti da vedere. Anche questa zona un po' più... che ricorda un pochettino l'abisso. Vedete lo squarcio? Vedete lo squarcio? Cioè, comunque c'è la lotta... Vedete, questo squarcio qua è importante anche per tutto quello che abbiamo visto sino ad ora. Quindi questo è abbastanza interessante quello che ci stanno proponendo. Prova per determinare il più forte, anche il modo per mostrare la crescita individuale. C'è molta filosofia da questo punto di vista sulla lotta. Ma Vuika, confermata Arcon, comunque. Qua ci fa vedere i vari personaggi nuovi. Graficamente a me comunque da questo trailer sembra migliorato. Poi è una mia impressione. Sappiamo già che sono abilità. Il fatto che loro possano utilizzare questi, chiamiamoli i loro mezzi di trasporto, ma solo i personaggi di Natlan. Lui è bellissimo, Kinnish è meraviglioso, è veramente spettacolare. Ma guardate che bello il combattimento di Kinnish, che sembra che sia arpioni. Poi questi li andiamo a vedere più nello specifico. Questo è il viaggio, il pellegrinaggio. Esatto. Bella le zone, quei vari biomi. Wyob, la nostra Wyob abbia scelto proprio me, ne abbiamo parlato prima, la Wyob... è il totem, che avevamo visto quello dentro, ma in verità è il totem che ogni tribù ha, che è questo Wyob. Infatti lei si domanda perché lei è stata scelta, lei ha tutte le crisi. Queste sono le varie tribù con le varie specifiche. Che bella questa zona qui. Lunga storia di guerre contro l'abisso, e sappiamo essere importanti. L'abisso ha invaso il regno della notte e ha la capacità di reggere i ricordi di questa terra. Salvarla dal regno della notte, ma salvarla chi? Qua c'è tutta la questione del diritto di essere resuscitati, ma anche la scomparsa del proprio nome antico. Non è... Kinnish, what is the meaning of this? Only one way to awaken. Ora ne parliamo magari dopo. Sono dei boss nuovi. La tulpa di fuoco. Quello è il Wyob. Quello lì era il Wyob, quello lì, quella specie di totem. Natlan is on the verge of destruction. It's very possible our nation has less than a year before total destruction. Sembrerebbe che a meno di un anno ci sarà la distruzione del tutta Natlan. Nella prima fase vedremo sia Yansan sia Kashka che ci aiuteranno nelle missioni. Qua questo sembra che si chiuda qualcosa. Carina Yansan. Questo è un altro boss, quello ciccioneno. Bello, Kini. Yansan elettrica confermata, quindi non è di fuoco. Kashka sappiamo che è Crio, però non l'abbiamo vista in azione. Qua è Capitano, che vabbè. Lei, guardate che bella che è lei. Sì, avevate ragione, questa è una delle armi del crafting. Le nuove regole per Natlan. Lui ha questa spada che è fantastica. Guarda lei che figa che è. Quei capelli rossi che bruciano. Bello questo fight. Bellissimo questo fight. È fantastico. Lei è meravigliosa. Meravigliosa. E questo è il trailerone. Le cose che comunque abbiamo visto e che sono interessanti è innanzitutto il fatto del resuscitare. Che diceva, avevano detto anche durante la live, che apparentemente è un po' particolare il discorso, quindi un po' effimero ancora. Si può resuscitare i guerrieri dei nomi antichi in qualche modo. Ora, probabilmente è qualcosa inerente magari ai nativi americani, allo spirito, a qualcosa.
non penso sia riferito, non penso sia riferito alla questione della signora che pensa tutto quello a cui pensate la maggior parte di voi. Ah, si può resuscitare, signora, torna mai mami, perché parlano di una meccanica, e Aquaria l'ha detto, di una meccanica o comunque di un rituale specifico di Nathan. Mai dire mai, non si sa, però è relativo a quello. C'è una grave minaccia che incombe su Nathan, dice che in meno di un anno potrebbe scomparire, quindi non sappiamo quale sia. La parte dei conflitti e delle, per determinare il guerriero più forte delle tribù è una cosa che viene comunque fatta continuamente, scelti i guerrieri dal proprio Wyob, che è quella figura totemica che abbiamo visto per ogni regione, quindi per ora sappiamo le tre tribù, quella di Geo, quella di Dendro e quella di Acqua, quindi saranno quei tre Wyob. In uno scorso video avevamo visto il piccolo Zauro che arrivava dal Wyob Dendro e poi scappava perché sembrava una specie di, non so se vi ricordate che mi hanno detto, ah, un boss, no, quello è un Wyob. Il conflitto tra lei e Capitano è tanta roba, ma sembra che non si tratti solo di Zarisa, quindi qua è qualcosa che forse porta anche agli interessi specifici forse di Capitano. Bellissimo. Ora tocca a me creare nuove regole per Nathan. Guardate che figa l'arma. L'arma è bellissima. L'arma è veramente bellissima. Lui ha il cappello lungo dietro... Non avevo mai notato il cappello così lungo dietro il cappotto. Tanta roba. Che figata questo combattimento. Quindi probabilmente il conflitto che in tanti si aspettavano è un conflitto che avverrà su questo tipo di scala. Poi vedremo se arriverà e si estenderà su scala più grande. Interessante anche tutta la parte di quello che sembra essere simil abisso, simil squarcio. Io poi non voglio entrare troppo in loro altro, però guardate la differenza che c'è. Salvarla dal regno della notte. Solo coloro che trionfano sull'abisso ottengono il diritto di essere resuscitati. La sconfitta in battaglia non significa solo la morte, ma anche la scomparsa del proprio nome antico. Noi sappiamo che nei vari pilastri di ossidiana delle varie tribù, da quello che ci è stato detto durante la live, sono incisi i nomi antichi dei guerrieri. E sembrava che fossero ereditati da determinati personaggi che poi andremo a prendere. Quindi... cioè che poi andremo a pullare, che poi vediamo. Quindi è interessante questa cosa. È un sistema molto figo. Vedete questa specie? Ora li vediamo meglio. Questi specie di spiriti è come se fossero tipo quelli saranno mica quelli sconfitti in battaglia? Non lo so questo. Però è come se entrassimo in un luogo. Ecco, vedete le... Questi sono tipo i monoliti di ossidiana, ma non so se sono riferiti a quelli che abbiamo visto. È come se fosse un luogo dove le anime sono in questa specie di limbo. È tipo, sì, è molto interessante, è molto figo. Hai sentito qualcosa? Non è così. Sembra che ci sia un modo per svegliarvi dalla vostra dolorosa cecità. Servono altri sacrifici. La questione del sacrificio... Vediamo se è una cosa centrale per la cultura di Nathan o se è un qualcosa che prevede un qualche tipo di nemico o una qualche missione o una qualche minaccia per quanto riguarda il mondo. Perché more sacrifices può essere di vari tipi. La tulpa di fuoco, l'abbiamo visto, vari boss ne abbiamo visti già comunque un bel po'. Sarei dovuto morire 5 anni fa, prendimi come prossimo sacrificio. Cioè c'è comunque questa cosa del sacrificio umano che sembrerebbe essere pesante. E questa incombenza, no? Nata nel suo ruolo della distruzione, molto probabilmente che manchi meno di un anno alla devastazione totale della nostra nazione. Dovuta a cosa? Dovuta a quale problema? E qua è il fulcro di tutto ciò è questo. Ricorda un po', se ci pensiamo, almeno la falsa riga di quello che fu Fontaine con la profezia dell'annientamento di Fontaine per il mare primordiale. Spero che qui sia un po' differente, perché se no ricorda un pochettino, magari, non lo so, l'arrivo del, come si chiama, del flogisto fuso. Il flogisto è quel minerale che viene estratto e che sembrerebbe avere anche molta importanza per le abilità di alcuni personaggi. In questo caso è tutto questo fuso, probabilmente è relativo al consumo di flogisto o a qualche cosa che va a sbilanciare un equilibrio
o una fiamma eterna. Quindi in verità ci sono tante domande ed è tutto relativo a questa cosa del tuo nome antico scompare e non puoi recuperarlo. C'è questa cosa del nome antico e ricordiamoci che comunque c'era quel sacro fuoco che avevamo visto nell'altro trailer che bruciava in questa stanza buia dove c'era Mavuika e sembra essere di nuovo questo, 1, 2, 3, 4, 5, no, 6 no, sono di più. Però potrebbe essere qualcosa inerente. Comunque per Vinci che mi diceva prima riguardo alla Vision, ora la rivediamo meglio, quella di Kashka. Ecco, vedi, perché non riesco a trovarlo? Perché lui sembra la stessa voce di quello di prima che dice dei sacrifici. Quindi dovrebbe essere un qualcosa di una quest relativa a questo tipo di sacrificio. Infatti, secondo me è Crio. Mi ricordo di averla vista Crio più volte. Però ora non voglio sbagliare, non voglio dirvi una cosa che è incorretta. Invece sembrerebbe proprio Nemo, ragazzi. Invece sembrerebbe proprio Nemo. Mi sembrava Crio l'altra volta. E invece è proprio Nemo. Guardate qua. Questo qua è proprio Nemo. Non è Crio, ragazzi. Ma come mai nell'altro trailer ci sembrava Crio? Boh, forse avevamo preso una cantonata. È Nemo. Sì, sì. Sembrava Crio nell'altra volta. Boh, l'avevamo forse sbagliata. Questa cosa della chiusura, forse loro vanno veramente in qualche posto della notte, nell'abisso, eccetera. Chi lo sa? Questa qua è una parte interessante. Bella, bella Yan San. E comunque qua ritorna. Qua ritorna. Probabilmente nel vecchio trailer, ragazzi, non l'avevamo vista bene. Ci sembrava col colore sbiadito, magari, non lo so. Comunque sembra proprio Nemo. È molto bello, è molto bella Yan San. E qua ritorna la questione dello stesso identico simbolo, forma, voglia, cerrotto, chiamatelo come volete, che ha sul naso Bennett. Il fatto che poi Bennett sia nel primo banner, coincidenze? Lo scopriremo andando più avanti. Però Yan San confermata Elettro. E lo avevamo capito dai colori dei vestiti. Questo è un altro dei due boss, la Tribellina, Trottolino. Poi sui combattimenti dei personaggi ne parleremo. Vedete lei elettrica? Che carina lei elettrica. Molto carina. Bella, bella. Poi lei la voglio vedere meglio. La voglio vedere meglio. Bene, il trailer sembra veramente interessante. Che senso ha l'agnosi nelle tue mani? Poi c'è anche tutto questo discorso del combattimento. E di lei arrabbiata che è bellissima. Tanta carne al fuoco per quanto riguarda il trailer, ragazzi. Scopriremo sicuramente andando più avanti. Sappiamo che le Archon Quest, almeno sappiamo, sembrerebbe da quello che ha detto Aquaria all'interno della live, che oltre che a dare delle ricompense in più, ma forse ne parleremo anche in un'altra fase, saranno suddivise, da quello che ha detto lui, 5.1, 5.0, 5.1, 5.3, sembrava che lui avesse detto, quindi forse a sto giro si salta la 5.2 per il classico Archon, non lo sappiamo, però sembrava che avesse detto proprio quello. Non mi sento neanche di dirvi Crio, sinceramente, perché la lama sembra fatta in una... c'ha quell'aura nera che secondo me è qualcos'altro ancora, ed è molto 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 bella, ed è molto molto bella. Il fatto che lui voglia creare delle nuove regole per Natlan è interessante, oltre che al capello lungo, che è veramente veramente figo. E molti di voi, molti di noi hanno detto: ma magari Capitano è un personaggio di quelli che avevamo già visto fino ad ora, solo che non sapevamo che aveva la maschera. Tanti punti di domanda. Vediamo come andrà avanti dal punto di vista di storia.